Siamo quasi in conclusione di questa intervista. Mi dice brevemente, molto brevemente, qual è la sua visione riguardo le atti delle manifestazioni culturali a favore dello sviluppo turistico della città, quelle in piedi e quelle da fare. Allora, ovviamente ci sono state delle manifestazioni fatte in maniera egregia. Il Festival del Castel dei Mondi, indubbiamente è una manifestazione estremamente interessante, con grandi potenzialità, sulle quali si può andare ulteriormente anche a lavorare proprio per ampliarlo e renderlo realmente un festival internazionale. Però secondo me bisogna partire da un presupposto. Nell'ambito culturale all'interno della nostra città, vi è stata purtroppo, anche qui, una gestione clientelare, se non elettorale, della cultura. Con questo cosa voglio dire? Nel momento in cui si va a vedere l'albo delle associazioni nella nostra città, si trova una marea di associazioni, credo sfiorino quasi le 200 associazioni, delle quali la maggior parte, posso azzardare il 70%, sono assolutamente inesistenti nella città. Inesistenti perché? Perché comunque alla fine sono soltanto associazioni che prendono determinati contributi, ma non apportano nessun contributo culturale alla città. In questo senso noi vogliamo assolutamente fare due cose da subito. Uno, la revisione totale di questi albi, quindi mettendo la condizione che hanno messo del resto a noi per entrare nell'albo delle associazioni, e cioè quella dell'effettiva operatività sul campo. Ma il secondo passo poi quale sarebbe? Terminare di dare soldi a tutti, a pioggia. Si presentano due persone con due progetti differenti, al più meritevole sarà dato il budget a disposizione, o perlomeno saranno modulati questi budget, non un'estrema divisione così orizzontale, un taglio, senza assolutamente badare al merito. E in questo senso proprio noi già diamo un primo cambiamento di tendenza, ma la nostra visione della cultura è effettivamente poi di un altro tipo. Stiamo assistendo soprattutto negli ultimi tempi a manifestazioni che si svolgono per lo più nel centro cittadino, in Via dei Crispi. Noi invece vogliamo una città che sia completamente invasa da manifestazioni culturali, quindi cercare proprio di decentrare invece tutte le manifestazioni culturali, portandole magari nei quartieri proprio dove vi è più il disagio, sempre per cercare di portare quel cambiamento culturale che è fondamentale, altrimenti qualsiasi tipologia di cambiamento si scontrerà sempre con una cultura che è restata invece un passo indietro. Questa secondo noi è la base dalla quale come minimo partire. Indubbiamente ho detto ci sono delle cose fatte bene. Probabilmente avremmo modulato alcune cose in maniera diversa, ma la cosa fondamentale che sinora non è stata fatta è quella di portare le manifestazioni culturali fuori dal centro cittadino, far esplodere in questo senso la città e quindi creare anche degli eventi che durino nel tempo e coinvolgano tutte le varie zone della città. Bene, siamo in conclusione. Come prosegue la sua campagna elettorale nei prossimi giorni? Abbiamo detto martedì il grande appuntamento in Piazza Catuma con il comizio spettacolo, definiamolo così, di Beppe Grillo. Oltre a questo. Oltre a questo continua sulla stessa lunghezza d'onda di quella attuata sinora, e cioè continui incontri con i cittadini, con veramente 10-15 cittadini all'interno delle case dei cittadini. Qualcuno ha detto il candidato sindaco, ha lanciato la campagna del candidato sindaco che andava nella città, nella casa del proprio cittadino. Noi senza fare proclami lo stiamo facendo oramai da mesi. Anche perché è l'unica campagna elettorale che effettivamente ci possiamo permettere a livello economico, non potendoci permettere i manifesti. Sui manifesti voglio sottolineare una cosa molto importante, mi consente, dottor Straniero. Stiamo facendo un book fotografico di tutti coloro che mettono i loro manifesti negli spazi abusivi. Questo sarà consegnato nel primo consiglio comunale, perché in maniera importante vogliamo sottolineare una cosa. Nel momento in cui una persona si propone alla città come cambiamento e quindi anche cambiamento all'insegna della legalità, credo, all'interno della città, e il suo primo gesto nei confronti della città stessa è un gesto invece di illegalità, questa cosa deve essere sottolineata e quasi anche nei confronti dello stesso mostrata come una prima piccola vergogna. Bene, grazie dottor D'Ambrosio per essere intervenuto alla Grazie nostra trasmissione, grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguito con la consueta cortese attenzione a risentirci.